Entract. L'intervista. Siamo qui con il maestro Gianni Amelio, che ha appena presentato in anteprima il suo ultimo documentario, Felice chi è diverso. Felice chi è diverso, essendo egli diverso. Ma guai a chi è diverso, essendo egli comune. Che significa? Significa che probabilmente la diversità non va vista come un limite, ma va vista come una ricchezza, di qualunque diversità si tratti. Ricchezza che deve essere però coltivata, nel senso che non bisogna vivere secondo i dettami della cosiddetta maggioranza, perché si rinuncia a questo punto al diritto di essere se stessi, ma bisogna fare in modo che qualunque sia la nostra differenza, qualunque sia il nostro desiderio che ci distingue dagli altri, su questo desiderio, su questa differenza bisogna fare leva per diventare più aperti, per diventare migliori, per crescere e far crescere anche intorno a noi una vita più armoniosa. Come è strutturato il film? È strutturato tra la differenza forte che esiste tra come l'omosessualità è stata raccontata dai mezzi di comunicazione tipo giornali, cinegiornali, televisione, cinema, e le persone che l'hanno vissuta sulla propria pelle nel corso della seconda parte del Novecento. Quindi è un documentario che intanto vuole storicizzare il problema, vuole dire come vivevamo allora e è cambiato qualcosa oggi. Tant'è vero che nel finale c'è una sorpresa che non voglio raccontare, ma nella parte finale si capisce che non è solo un documentario che vuole storicizzare un fenomeno, ma è un documentario che si vuole interrogare sul presente per vedere quanti cambiamenti ci sono stati e se ci sono stati. Eravamo in un clima di molta serenità. Non c'era l'idea di fare un terzo grado a delle persone, ma c'era la voglia di conversare con delle persone, e quasi sempre la cosa veniva o preceduta o seguita da un pranzo e poi da una merenda e poi da un bicchiere di vino, da una tazza di tè. E comunque io ho avuto una bella esperienza nel fare il documentario, soprattutto perché sono venuto a contatto con persone che non conoscevo, a parte Ninetto Davoli, che avevo visto solo una volta, a parte ovviamente Paolo Poli, che ho visto a teatro centinaia di volte, però ecco, ogni volta era un trovarsi allegramente, non una cupa seduta in qualche modo di psicanalisi, insomma. Lei ha affermato che sarebbe più il caso di parlare di omoaffettività che di omosessualità. Se si parla di omosessualità, spesso si commette l'errore di considerare l'omosessuale qualcuno che svolazza di fiore in fiore, che va alla ricerca spasmodica e compulsiva di sesso. In realtà credo che l'omosessuale, così come l'eterosessuale, abbia soprattutto voglia di un legame, e di un legame che sia anche riconosciuto e riconoscibile dalla società, con tutto quello che la cosa comporta, non solo a livello di diritti, ma anche a livello di rapporto con gli altri, con i parenti, con gli amici, con i vicini, con i datori di lavoro. Io credo che su questo forse una riflessione giusta non ci sia stata e bisognerebbe cominciare a farla. Entract.